Cari amici, ben ritrovati a Cucinando, questo appuntamento settimanale che ci presenta ricette pratiche e veloci, ma senza rinunciare alla appetitosità dei piatti e alla anche bellezza della presentazione. E io vi saluto ancora una volta, sono Sergio Arcuri, e per accompagnarci in questo percorso la nostra regina dei fornelli, Monica Bianchessi. Grazie. Che come al solito ci darà vari suggerimenti, anche qualche trucchetto su come poter cucinare in maniera più rapida, ma sempre in maniera eccellente, e poi ci spiegherà questi piatti che cosa faremo oggi. Oggi prepariamo un piatto unico, praticamente non facciamo altro che fare della pasta fresca, sono degli spaccatelli che realizzeremo con della semola di grano duro e dell'acqua, utilizzando naturalmente il nostro cooking chef, e che cos'altro? Poi li condiamo con un pesto di fave e pecorino e accompagniamo il tutto con dell'agnello, per non farci mancare niente, mio Attenzione. Caro, un piatto unico. Bene, quindi tanta carne al fuoco, io direi di vedere subito la grafica per capire tutti gli ingredienti e poi li andiamo a prendere. Allora, spaccatelli con agnello e fave. Abbiamo bisogno di 800 g di lombada d'agnello, un ciuffetto di timo. Per gli spaccatelli ci serviranno 200 g di farina di grano duro, sale e acqua quanto basta. E per invece il pesto di fave avremo bisogno di 300 g di fave sbollentate e pelate, uno spicchio d'aglio, uno scalogno, 3 cucchiai di pecorino grattugiato, poi olio extravergine di oliva, timo, sale e pepe quanto basta. Benissimo, mentre tu ti aiuto a prendere un po' di ingredienti, tutti gli ingredienti, io comincio a montare il food processor. Benissimo. Quindi con le lame, in questo caso, per realizzare il pesto di fave. Inizieremo con lo scalogno, appunto, e l'aglio, che vanno tritati. Agnello, quindi sbucciamo il nostro scalogno. Che già qui, Monica, mi viene da chiederti perché lo scalogno e non la cipolla. Lo scalogno e non la cipolla, ma perché ha un gusto più delicato, più dolce, meno aggressivo. Che si sposa meglio all'agnello? Che si sposa meglio al mio gusto. Al tuo gusto. Io non perché sono democratica, che come sappiamo, non ci sono delle leggi, c'è poi il gusto personale, come esatto, dice. Però di solito quello che dice Monica è sempre giusto, quindi fidatevi del suo gusto perché andrete bene. Perché sono armata, vero? Perché sei armata, hai due coltelli, quindi... Quindi esatto. Assolutamente. Senti, ho sentito un'altra cosa che mi ha incuriosito. Dimmi, caro. Nella pasta, nella preparazione della pasta, non ho sentito che c'è l'uovo. Esatto. Sono cresciuto a pasta all'uovo. Sì. E adesso invece fare della pasta senza uovo mi sembra un po' strano. Come mai? Ma perché già il nome comunque evoca una provenienza del sud, lo spaccatello. Assolutamente. Allora, sì. Infatti, come è d'usanza, al sud appunto si usa soprattutto la farina di grano duro, mescolata appunto, impastata all'acqua, sì, per realizzare la pasta. L'utilizzo dell'uovo è per cultura utilizzato appunto naturalmente al nord per realizzare le tagliatelle, i tagliolini, eccetera. Assolutamente. Che poi, tra l'altro, esatto, la pasta viene preparata in maniera diversa con l'uovo. Esatto. C'è chi usa solo il tuorlo, che usa anche l'albume, cioè, esatto, in base alla regione poi in base alla regione, in base anche a quello che devi fare, cosa okay realizzare, sono piuttosto che, non so, paste ripiene piuttosto che paste fresche, eccetera. La cottura naturalmente è diversa, assolutamente, ma anche la consistenza è diversa, perché magari l'uovo serve più per tenerla unita, no? Per tenerla unita e per dare soprattutto elasticità. Al nostro prodotto. Vabbè. Allora, cosa facciamo? Frulliamo velocemente lo scalogno, guarda che meraviglia. Eh sì, un attimo. Esatto, e l'aglio. E aggiungiamo le nostre fave. Oh. Qua, le fave naturalmente sono già state sbollentate e sbucciate, mi raccomando. Poi guarda, io adoro le fave perché a parte davvero sono buone, però fanno anche molto bene. Molto infatti proteiche, perché sono cose importanti utilizzare degli alimenti che ci fanno bene. Ok, e qua diamo una frullatina veloce. Perfetto, già pronto, via. Che rapidità, togliamo. Lo mettiamo come da parte. Come ci piace a noi, tra l'altro. Esatto. Sempre rapidi. lo teniamo da parte, poi lo utilizzeremo naturalmente più tardi. Nel frattempo prepariamo la pasta, quindi introduciamo all'interno della ciotola di acciaio la farina di semola. Ecco, perché farina di grano duro? Per esempio non la 00, che è quella che poi compriamo un po' tutti quanti noi. Cioè io avrei preso quella. Io no. Io avrei scelto appunto questa, perché dobbiamo confezionare gli spaccatelli. Quindi, cosa facciamo? Montiamo il gancio, la farina l'abbiamo già introdotta. Bene. E versiamo l'acqua a filo, piano piano. Dobbiamo formare delle briciole. Bene. Quindi, gancio impastatore, quindi. Benissimo. Versiamo a poco
la farina e poi la sentiremo naturalmente poi anche con le mani, vediamo un po'. Nel frattempo che il nostro cooking chef lavora, mio caro, tu cosa potresti fare? Io, secondo me, visto che c'è un tritato, potrei fare un po' di soffritto, sì. Però ti volevo chiedere una cosa, sì. Sull'acqua, va messa poco poco alla volta, perché? Sì. Perché altrimenti si impasta tutto velocemente? Esatto, esatto, quindi la devo dosare, ah, si devono formare appunto delle briciole, che dovranno poi passare attraverso la trafila in bronzo, sì. e formare quindi poi gli spaccatelli che poi tranceremo appunto con l'apposito che avranno attrezzo. Proprio la forma del, esatto, dei fori, okay. Eccetera, poi la decideremo noi. Va bene. Io sto prendendo tempo per non lavorare, sì. Invece mi sa che mi tocca, esatto. Mi tocca assolutamente cucinare. Ovviamente, okay. Credo che tutto questo si poteva fare anche col cookie chef. Ma solo sì. Che